Buongiorno, a molti mesi di distanza, questa sera volevo accogliere un po' una specie quasi di richiesta o di invito amichevole di Ornitorella, di Ornella, e volevo parlarvi finalmente perché volevo farlo già da tempo, ma un po' mi dimenticavo sempre, un po' continuavo a provare e non arrivavo mai a una conclusione, non mi sentivo mai pronta. Adesso non mi sento ancora pronta, però ho deciso questa sera di parlarvi comunque di questi pennelli. Questi sono gli unici pennelli di Zoeva che io posseggo. Ne sono 2, 4, 5. Sono 5 pennelli. Di questi 5 pennelli ne uso 3 molto frequentemente, 2 abbastanza raramente, per non dire praticamente mai. E allora io comincio subito dai pennelli che non uso mai, dai pennelli che uso di meno. Allora, uno è questo pennello che è il Flawless Cover 111, Flawless Cover 111, ed è quello fatto così, quello con le setole colorate. Questo pennello è piuttosto rigido, molto molto morbido al tatto, però è veramente molto compatto e molto duro. E allora, che cosa ci si può fare con questo pennello? Quando si vuole scolpire e definire molto il viso, per esempio, si può usare questo pennello per definire il viso in questa maniera, con del bronzer, oppure anzi meglio con una tonalità di colore che sia scura. A me però questo in realtà non serve, perché io più che altro ho bisogno, io ho già una faccina un po' lunga, più che altro ho bisogno di aggiungere colore così in orizzontale, perché in questo modo mi accorcio la faccina e mi sto più simpatica. Ho provato questo pennello anche per altri usi. Ho provato per sfumare il correttore, per esempio, però se lo mangia, perché queste sono setole sintetiche. La compattezza si porta via praticamente il correttore, da dove io invece vorrei semplicemente sfumarlo. Un uso che riesco a fare di questo pennello è quello. E quando mi serve di mettere colore, in genere un colore, lo stesso colore del blush qui in questa zona dell'occhio, che è una cosa un po' cineseggiante, se volete, che a me piace molto. Mi piace molto avere del colore in questa parte qui dell'occhio. Con questo pennello riesco, nel senso che riesco a stendere molto precisamente il colore, però insomma usarlo solo per quella funzione mi sembra un po' una cosa così, un po' sprecata. E quindi questo è quello che uso di meno, il numero 111, come ti chiami? Flawless Cover. E me l'avevano detto quando io avevo fatto il video haul in cui mostravo questi pennelli. Molte ragazze mi avevano detto: guarda Valentina, siamo curiose di vedere che cosa riesci a farci con questo pennello, perché noi non riusciamo a farci niente. Ecco, allora più o meno anche io. Poi l'altro pennello che uso raramente, che comunque uso e uso con soddisfazione, è questo. Questo è un pennello di precisione, un pennellino piccino, e si chiama, come ti chiami? Si chiama Smoky Eyeliner 300. 120. Come dice già anche il nome, Smoky Eyeliner 320, questo servirebbe per sfumare il colore all'attaccatura dell'occhio e per sfumare la matita. Perché non uso mai questo pennello? Non perché sia buono, anzi ottimo. Tra l'altro crea una sfumatura veramente sfumata e con una dimensione che è veramente perfetta. L'unica cosa è che io non faccio spesso smoky. Un'altra cosa è che ho un pennellino angolato, piccolo e allo stesso tempo piuttosto compatto, con le setole che hanno una certa cicciottezza. È un pennellino da niente, voi l'avrete visto sicuramente in centinaia di video miei, veramente in centinaia. E questo pennellino uso sempre quello per fare la sfumatura, l'attaccatura delle ciglia, sia sopra sia sotto, uso sempre quel pennellino. Quindi questo alla fine mi è poco utile, semplicemente perché ne uso un altro. Però mi torna utile sempre quando voglio aggiungere o sfumare un po' di colore poco poco qui all'attaccatura interna dell'occhio. In quel caso sì, questo è utilissimo.
Altro pennello, adesso invece passiamo ai pennelli che uso in continuazione. Allora, il principe dei pennelli che uso in continuazione, ma di tutti i pennelli che io posseggo, non solo di quelli della Zoeva, è sicuramente questo, il Petite Stippling 122. In questo periodo proprio è scoppiato un grande amore tra me e questo pennello, c'è una relazione veramente di amore in corso tra me e questo pennello che siamo inseparabili, io e questo pennello siamo inseparabili, io questo me lo porto anche spessissimo in giro, tra l'altro gli faccio il bagnetto. Tutti i giorni, o se non tutti i giorni, quasi tutti i giorni. In questo momento lo vedete sporco perché l'ho usato durante la giornata. Che ci faccio con questo pennello? Ci sfumo il blush in crema, che per quanto mi riguarda, come ormai penso si sarà capito dopo gli ultimi video, il mio blush in crema sarebbe in realtà sempre un rossetto oppure un burro cacao colorato. Questo mi sembra veramente ottimo. Questo è un pennello ottimo, vedete, non è troppo grande, non è troppo piccolo, è veramente fantastico, è veramente fantastico, mi ci trovo benissimo. Mi serve tra l'altro in situazioni di emergenza. Questo pennello si lava e si asciuga molto in fretta e può servire anche per eliminare eccesso di ombretto dalla parte sopra la piega della palpebra mobile. L'ho usato un paio di volte con questo scopo. Mi ci trovo veramente tanto tanto bene. Il suo scopo primario, ripeto, per quanto mi riguarda, è quello di sfumare il blush in crema, che potrei sfumare però anche con le dita, ma insomma mi trovo veramente bene con questo e niente, questo è il super super preferito, super super stra super preferito. Un altro pennello che uso molto spesso è questo, che venne definito, mi ricordo, nel mio video haul da una ragazza, un pennello tutto spelacchiato. Allora, questo non è un pennello tutto spelacchiato, è semplicemente, ecco, lo metto qui con il contrasto dei capelli, magari si vede bene. Questo è semplicemente un pennello fatto così ed è quello che si chiama Eye Stippling 205. Eye Stippling 205 a che cosa serve? Io non lo so a che cosa serve, tra l'altro vedete, molto ha due strati di setole, uno strato è corto, come potete ben vedere, uno strato è corto e si tratta di setole rigide, più rigide, e uno strato è molto lungo, lo strato bianco, e si tratta di setole comunque più morbide, ma che offrono una resistenza del pennello, vedete, non tantissimo, tantissimo resistente. In tutto, questo è un pennello che all'attaccatura si dimostra piuttosto rigido, verso la fine invece è veramente abbastanza inconsistente, anche come spelacchiatura del pennello in sé per sé, come diceva anche la ragazza. Però a me è utilissimo, perché voi sapete, forse non lo sapete più, forse le nuove arrivate non lo sanno, perché è da tanto tempo che non mostro più uno dei miei pennelli da cartoleria, ma spero che ci siano all'ascolto delle ragazze che si ricordano ancora i pennelli da cartoleria. Io uso spesso i pennelli da cartoleria sottili, di taglia numero 6 o numero 8. Pennelli per dipingere, per fare delle ondine qui sopra la piega mobile della palpebra mobile, per fare delle ondine che poi porto verso l'alto e per fare delle ondine che sono delle strisce di colore piuttosto sottili e tutto sommato non tantissimo sfumate, ma lo stesso dai contorni che non siano tagliati con l'accetta. Allora, questo pennello mi è utile in questo senso. Perché per fare l'ondina, è ideale, per fare l'ondina è ideale perché riesce a sfumare sufficientemente i contorni dell'ondina senza lasciarla lì piazzata, troppo definita e tagliata con l'accetta, e però allo stesso tempo lascia che il colore si appoggi in una maniera sufficientemente consistente. Non so se riesco a spiegarmi, insomma, questo è l'uso che faccio di questo pennello. Poi l'ultimo pennello che sto usando molto in questo periodo e che però non mi piace per niente. Parlavo con Ornella l'altro giorno, Ornella mi diceva: forse è venuto male, forse è uscito male, è un difetto di fabbrica. Questo è il Crease 228, così è fatto in questa maniera: un pennello da sfumatura. È un pennello da sfumatura. Io non ho altri pennelli paragonabili a questo, tranne quello di Sephora, e questo di Sephora.
Sephora è più basso come impugnatura perché i due pennelli sono così, quindi è leggermente più basso, ma anche diverso perché è più cicciotto, più compatto, leggermente più rigido e che offre più resistenza e tra l'altro è più arrotondato sulla punta. Questo invece è, non so se riesco a farvelo vedere, di profilo, è leggermente piatto, è leggermente fatto in una maniera piatta. E mentre invece di fronte è cicciotto, di fronte è cicciotto. Ora, qual è il problema di questo pennello? Questo è un pennello che è piuttosto morbido, piuttosto molto morbido, il che potrebbe anche andarmi bene perché con questo pennello riesco a pulire bene le sfumature qui sopra. Ora, io però sto usando in questo periodo questo pennello per sfumare il correttore. Io sono sempre, faccio sempre esperimenti nelle sfumature del correttore perché sono un po' fissata ultimamente, se, sapete, l'età, la vecchiaia che avanza e quindi i problemi di correttore, non i problemi, però le tecniche di correzione e di correttore. E, quindi io con questo pennello ci sto sfumando il correttore. La sfumatura viene perfetta e in questo senso questo pennello è ottimo, ma veramente ottimo. Il problema qual è? Il problema è che perde pezzetti di peli. Pezzetti di peli significa frazioni minuscole, porzioni minuscole, pezzetti proprio di peli e li perde in continuazione, soprattutto appena lavato. Qualche volta ne perde meno di peli, qualche volta ne perde di più, però non ha mai smesso di perderne e ormai, anche se l'uso che io faccio di questo pennello non è continuo, perché a volte uso un correttore, a volte ne uso un altro, a volte ne uso un altro ancora, a volte uso altri pennelli, dicevo prima, sto sperimentando molto con le questioni di correttori. A volte uso le dita, quindi questo pennello non ha avuto da parte mia un uso continuo nei mesi, però tutte le volte che lo riprendo in mano l'incubo dei peli, il che significa che uno si deve truccare necessariamente con uno specchio che ingrandisce perché deve guardare bene e deve andare togliendo i peli da tutte le parti, peli che poi tra l'altro chiaramente si appiccicano perché rimangono appiccicati al correttore, quindi questo è un enorme fastidio, è un enorme scoccio. Ed è una cosa che veramente non dovrebbe succedere. Detto questo, ripeto, per sfumare il correttore è fantastico, anche per ripulire questa zona sotto le sopracciglia, tra il sottosopracciglia e la piega dell'occhio è anche ottimo perché veramente dà una pulita come si deve e anche per sfumare il correttore in questa zona, veramente per sfumare il correttore è veramente veramente buono, solo tutta la bontà di questo pennello viene vanificata dal fatto che perde i pezzettini di peli. Soprattutto appena lavato, mentre lo sto asciugando, mentre gli sto dando una tamponatura con l'asciugamano, mentre lo sto lavando mi ritrovo pezzettini di peli sulla mano, cioè perde peli. Questo pennello se continua così, fra boh, altri 4-5 mesi diventa pelato oppure spelato e quindi vabbè. Quindi queste erano le cose che io avevo da dire sui pochi pennelli della Zoeva che posseggo, di cui però tutto sommato sono piuttosto soddisfatta con delle highlight, con delle sottolineature di entusiasmo per quanto riguarda sicuramente questo pennello che è il 122 Petite Stippling e poi anche tutto sommato questi due pennelli che uso magari non tutti i giorni, non quotidianamente, ma con i quali mi trovo veramente molto bene. Questo non si è capito bene che cosa posso farci, ma vedrete che prima o poi troverò una funzione anche a questo pennello. E questo buono e caro, però non funziona bene, perde i peli. Basta, questo video è finito, mi finisce il tempo. Ciao, ciao, ciao.